provvedimento. Ora, questo articolo è particolarmente delicato perché si occupa dell'obbligo di astensione sulle cariche di governo in conflitto di interessi. E in realtà questo emendamento dice una cosa molto semplice, lo voglio dire anche all'onorevole Sanna, perché noi abbiamo talmente tanto a cuore il ruolo dell'autorità da pensare che l'autorità debba in qualche modo. Alla fine dei 5 giorni noi ne chiedevamo 7, proprio perché pensiamo che questo sia un lavoro anche che necessita di una certa tempistica e di un certo tipo di approfondimento, che sia tenuta in qualche modo a dare un responso e che non possa valere su una questione così delicata come l'obbligo di astensione il silenzio assenso. Pratica che devo dire questo governo ha già abusato in altri provvedimenti e forse sarebbe il caso, almeno sul conflitto di interessi, di avere questa cura e di non passare e dare per scontato Grazie. determinate determinazioni. Grazie, onorevole Costantino. Metto in votazione l'emendamento 7.5 Costantino, parere contrario Commissione Governo, relatore Forza Italia, favorevole dei relatori Sì e 5 Stelle. Aperta la votazione. Carrozza, Bragantini, ci siamo, vero? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo agli emendamenti 7.18 D'Ambrosio, 7.37 Scotto, parere contrario Commissione Governo, relatore Forza Italia, favorevoli 5 Stelle, sì, è aperta la votazione. Duranti, Invernizzi. Invernizzi non riesce a votare, ecco, ok. Gandolfi, Pannarale, Pannarale a posto, Gandolfi, non è Gandolfi quello, è dal live, è del live. Ci siamo, vero? Ce n'è anche uno che sta a casa, eh? Sì, Catanosso. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 7.43 Artini, parere contrario, Commissione, Governo, relatori 5 Stelle e Forza Italia, favorevole relatrice sì, è aperta la votazione. Marotta, Furnari, arriva il tecnico, onorevole Marotta. Eccoci, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Scusate, mi togliete la tessera tra Valentino e Gull? Non, lì, quella tessera che prima lampeggiava e ora. Ecco, perfetto, grazie. Chiusa la votazione, l'ho detto, la Camera respinta, l'ho detto. 7.44 Toninelli, parere contrario, Commissione, Governo, relatore Forza Italia, favorevole relatore. 5 Stelle, si rimette all'Aula la relatrice Sella. È aperta la votazione.
Fregolent. A posto. Di qua. Qui. Nicchia votato. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 7.38 Sisto. No, è ritirato. 7.32 Centemero. Parere contrario, Commissione, Governo, relatore 5 Stelle, sì. Favorevole relatore Forza Italia. Aperta la votazione. Tartaglione. Chiusa la votazione. La Camera respinge. 7.7 Costantino. Parere contrario. Commissione Governo e relatore Forza Italia. Favorevole relatori 5 Stelle sì. È aperta la votazione. Archi, Fanucci. Fanucci, a posto. Ci siamo ora? Sì. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 7.110 D'Ambrosio. Parere contrario, Commissione Governo favorevole e relatore Forza Italia. Favorevoli relatori 5 Stelle sì. È aperta la votazione. Ravetto, Russo, ci siamo, vero? Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 7.23 Fraccaro. Parere contrario, Commissione Governo e relatore Forza Italia. Favorevole relatori 5 Stelle e sì. È aperta la votazione. Benamati, Fratoianni, Carloni, Giuliani, Fratoianni ha votato, ci siamo ora? De Rose, De Rosa, ha votato, ok, chiusa la votazione. La Camera respinge, passiamo agli emendamenti. Dunque, abbiamo votato il, dobbiamo fare il 712 Scotto, vero? 712 Scotto, parere contrario, Commissione Governo e relatore Forza Italia. Favorevoli relatori 5 Stelle e sì. Onorevole Scotto, prego. Questo emendamento noi riteniamo sia molto importante e chiediamo che i voti espressi dai titolari di cariche di governo nazionale in conflitto di interessi siano nulli e gli atti alla cui adozione hanno partecipato in violazione del dovere di astensione, certificato all'interno di questo articolo attraverso il ruolo dell'autority, come diceva diffusamente prima la collega Celeste Costantino, avremmo voluto anche più tempo per il cosiddetto silenzio assenso e invece avete deciso di stringere in 5 giorni. Perché è importante questo passaggio? Perché si ricollega anche a un principio che invece in questo articolo